Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dei palazzi della Repubblica vista la ricorrenza. E allora conosciamo la loro storia. Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato. Si doveva scegliere tra monarchia e repubblica e fu scelta la repubblica. Il re Umberto II di Savoia, vista la sconfitta, se ne andò in esilio in Portogallo. Il 1 gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica. Il sistema politico italiano si basa sul principio della separazione dei poteri, dove il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al governo e il potere della giustizia alla magistratura. Ma adesso vediamo i palazzi più importanti della Repubblica, il più famoso, il Palazzo del Quirinale, che è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. È un palazzo monumentale, sesto al mondo, e comprende prestigiose e meravigliose sale, saloni, cortili, scuderie, un giardino che contiene piante molto antiche e inoltre contiene veramente delle eccezionali opere d'arte. Deve il suo nome, Quirinale, perché qui nel passato esisteva il Tempio del Dio Quirino. Quanto alle funzioni del Presidente della Repubblica, ricordiamo che è il garante della Costituzione e dell'Unità Nazionale, ha funzioni di rappresentanza e altri compiti. Andiamo a conoscere il Palazzo Madama. Palazzo Madama, che è la sede del Senato, che ha il compito di discutere e approvare le leggi, di votare la fiducia al governo. Un tempo si componeva di 315 membri, ma con la riforma del 2020 ne conta 200. Deve il suo nome Madama alla duchessa Margherita d'Asburgo, che era la moglie di Alessandro dei Medici, questa potente famiglia che era proprietaria di questo palazzo. Il palazzo è un patrimonio di opere di pittura e di scultura ed è bene UNESCO. Andiamo adesso a Palazzo Montecitorio, che è la sede della Camera dei Deputati. Un tempo erano 630, ma sempre per effetto della riforma del 2020 sono 400. Andiamo a vedere Palazzo Chigi, che è la sede del governo ed è la residenza ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il governo si compone dei ministri che esercitano il potere esecutivo, cioè attuano le leggi poste in essere emanate dal Parlamento. Deve il suo nome Chigi alla famiglia di banchieri di Siena, che era proprietaria di questo palazzo. Andiamo a vedere adesso il Palazzo del Viminale, che ospita il Ministero degli Interni, che ha il compito di tutela, ordine della sicurezza pubblica. Inoltre si occupa del coordinamento delle forze di polizia, inoltre si occupa di immigrazione e di asilo. Poi vediamo Palazzo della Farnesina, che ospita il Ministero degli Esteri. Ovviamente tutti gli altri ministeri hanno palazzi molto belli e prestigiosi. Ricordiamo i ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura, della Cultura, della Difesa, dell'Economia, Finanze, della Giustizia, Infrastrutture, Istruzione, Pari Opportunità. Allora, ricordiamo che questi palazzi sono prestigiosi e ovviamente ognuno per la propria competenza. Ricordiamo infine che lo Stato si compone di 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario. La Repubblica festeggia il suo anniversario, il suo compleanno e noi facciamo gli auguri.